Sindaco Nugni si torna a parlare della situazione riguardante l'allargamento di Fosso Canale in contrada San Giovanni, possiamo dire vicino all'entrata autostradale della 14 a Roseto degli Abruzzi. Com'è la situazione riguardante i lavori? Possiamo dire una situazione che risolverebbe non pochi problemi, non solo a Roseto degli Abruzzi. Sì, come sapete, fin dall'inizio del mandato abbiamo intrapreso rapporti costanti con ANAS per diversi interventi nel nostro territorio, tra cui quello appunto dell'allargamento Fosso Canale, che avevo seguito già quando ero vicepresidente della provincia. Proprio nei giorni scorsi ho avuto contatti con l'impresa che sta lavorando e con il direttore dei lavori e con l'ingegner Davide Ricci, appunto, che ci hanno rassicurati, a prescindere adesso dalle condizioni meteo che stanno impedendo in maniera costante l'andamento dei lavori, che però da qui a pochi mesi è così. Si concluderà quello che è un intervento importante per la sicurezza e per l'ingresso all'interno della nostra città, perché sappiamo che quello è il biglietto da visita per chi dalla statale 150 e dall'autostrada si immette appunto a Roseto. Ecco lì, obiettivo è concludere appunto i lavori prima dell'estate. Sì, assolutamente sì, sarà compito mio, dell'assessore Angelo Marcone, ai lavori pubblici, che comunque mi supporta nel seguire i tanti cantieri e le opere che sono rimaste un po' ferme negli anni. Ovviamente chi ci ha preceduto qualcosa ha costruito, ma soprattutto ha lasciato tanto materiale fermo. Ovviamente la divisione politica non ha aiutato a portare avanti l'attività amministrativa e noi da subito, una grande squadra unita e coesa, stiamo lavorando affinché ciò che era in essere sta andando avanti e ciò che invece dobbiamo intercettare, tra poco mi recherò in regione per un incontro importante, e dobbiamo riuscire a attrarre, come detto nel nostro programma, in nuovi investimenti sulla sede degli Abruzzi.